La forza e la grandezza di un Abruzzo, di una regione, in questo caso dell'Abruzzo, passa anche tramite le proprie eccellenze che possono essere derivanti dall'arte, la professionalità, la cultura. E Paolo Cavallone è un musicista, è un poeta famoso in tutto il mondo, è uno dei grandi ambasciatori che l'Abruzzo ha nel mondo, è un grandissimo talento e quindi la politica, oltre a interessarsi della quotidianità, deve sempre fare in modo che le proprie eccellenze vengano messe in risalto perché la storia, la cultura sono parte integrante del nostro Abruzzo. E intanto dico che è una grande emozione perché, appunto, essendo abruzzese, ricevere un riconoscimento dalla mia regione è un onore particolare perché, essendo un musicista che viaggia molto, e fa del viaggio una peculiarità importante della propria estetica, perché penso che la contemporaneità necessita di essere inquadrata da diverse prospettive. Essere abruzzese, essere legato alle proprie radici diventa un elemento importantissimo perché permette non solo di attraversare i colori della nostra società, ma di penetrarli verticalmente, andare in profondità e allora ecco, che riescono dal cuore le montagne abruzzesi, i paesaggi nostri forti, i ruderi medievali delle nostre montagne e il mare dell'Abruzzo.